Diciamo che intorno al 2010 io ebbo la possibilità di avere tra i miei studenti del mio corso di storia della strumentazione scientifica che sviluppo a Urbino una studentessa un po' particolare. Era una signora che proveniva da Verona, aveva 70 anni e diciamo seguì completamente tutto il mio corso. Dopo, alla fine del corso, siccome io do una tesina di lavoro, fu proprio lei a propormi di lavorare sulla scienza a Verona nella prima metà dell'Ottocento. Naturalmente accettai e ne uscì fuori una ricerca gigantesca con circa 1000 scatti fotografici tra strumenti scientifici, materiale manoscritto, materiale a stampa, che poi si sviluppò in una tesi di laurea. E in questo, diciamo, questa enorme ricerca che io diciamo, ho incontrato per la prima volta questo personaggio che mi è sembrato molto interessante. E poi, diciamo, un anno fa, avendo trovato ulteriori documenti a Roma, tutto questo mi ha spinto a fare una relazione su questo personaggio. Ora, chi era Gaetano Spandri? Era uno scienziato eclettico veronese, un fisico, astronomo, un meteorologo, un naturalista, agronomo, benestante, questo è molto importante, lo vedremo dopo, e senza alcun incarico istituzionale. Ne aveva avuto solo uno all'Accademia di Agricoltura e Commercio di Verona, dove per 9 anni era stato osservatore meteorologico, proprio diciamo, sfruttando la sua casa, poi lo vedremo. Era un ottimo costruttore di apparati scientifici, possedeva una collezione di strumenti scientifici tra i più importanti, ovviamente privata, della prima metà del XIX secolo. Per buona parte della sua vita collaborò con un fisico importante come Giuseppe Zamboni e fu in contatto con scienziati di un certo livello in Italia, come lo Zantedeschi, il Belli, il Pianciani, il Carlini, e da questi personaggi era stimato come un ottimo costruttore e anche un fine sperimentatore. Per Zantedeschi era un cultore zelante delle scienze fisiche e per Pianciani una persona assai istruita e diligente nello sperimentare. Per tutta la vita ebbe un forte rapporto di amicizia e devozione con Don Gaspare Bertoni, che era il fondatore degli Stimmatini, che lo indirizzò a una vita profondamente cristiana. Qui poi c'è una cosa interessante, ma se ho tempo poi lo racconto, relativamente alla morte di Bertoni. Andiamo a brevi diciamo notizie biografiche. Nasce nel 1796, la foto sulla destra è la sua casa reale che è a Verona in via Quattro Spade, dove c'è una meridiana da lui stesso disegnata e una lapide che ne ricorda il passaggio. Il padre era ricco commerciante, gli dette una rigidissima, diciamo, educazione religiosa che lo segnò per tutta la vita. Frequentò a Verona le scuole degli Stimmatini, di San Sebastiano, distinguendosi anche per il suo forte interesse per la scienza. Questo è importante perché a 21 anni si sposa con Virginia Monga, che era una giovane figlia di un patrizio veronese, dalla quale ebbe poi un figlio, Giuseppe, che aveva interessi soprattutto letterari, quindi non seguì, diciamo, l'evoluzione del padre dal punto di vista scientifico. Ma la cosa importante è che il matrimonio accrebbe il censo dello Spandri, il quale, quindi senza nessuna necessità di guadagnare, dotò la sua casa privata di una buona biblioteca, di una specola e di un'ampia raccolta di strumenti scientifici che con pazienza poi incrementò per tutta la vita. Nel 1938 divenne socio dell'Accademia di Agricoltura e Commercio di Verona, per la quale si prodigò poi per diversi incarichi di tipo amministrativi e scientifici che poi mantenne fino alla morte, ma poi lo accenniamo dopo. Ecco, interessante che nel 1947, con rogito notarile, Spandri cedette l'intera sua collezione di strumenti scientifici al Collegio dei Gesuiti. Tuttavia la consegna però effettiva si ebbe pochi mesi dopo la sua morte, nel febbraio del 60. Questo perché? Perché il figlio era un letterato, aveva disinteresse completo alla strumentazione, lui diciamo, prima di morire si premunì e, siccome era in forte connessione con il mondo religioso di allora e soprattutto dei gesuiti, decise di donare tutta la sua collezione ai gesuiti di Verona. Muore nel 59 e per le sue opere di ingegno venne tumulato come cittadino illustre nel grande cimitero monumentale di Verona, cioè nel corpo centrale che è il Pantheon, in Genius Claris, cioè dove tutte le persone, diciamo, più famose
gli uomini illustri venivano sepolti. E qui un'immagine locale. Bene, il contesto scientifico di questo periodo è estremamente interessante. Come nasce la figura dello Spandri? Beh, nasce fondamentalmente perché c'è un catalizzatore, una persona di altissimo livello che sviluppa la scienza a Verona, e questo è Giuseppe Zamboni, che era un docente di fisica sperimentale nel liceo di Verona e che insegnò a Verona per circa 40 anni sempre all'interno del liceo. Sapete tutti, Zamboni è un personaggio molto importante perché inventa la pila a secco nel 1812, inizia a costruire i famosi pendoli elettrici, li perfeziona, li commercializza, poi va anche a incrementare notevolmente il suo liceo, che oggi è il liceo Scipione Maffei, una delle più belle collezioni che c'è in Italia, ci sono in Italia, e poi sovrintende i famosi orologi elettrici, che è un'altra parte importante. Come fa questo personaggio a sviluppare tutte queste cose? Perché aveva un nucleo impressionante, direi, di personaggi che erano meccanici di precisione, ingegneri, costruttori di orologi e di strumenti scientifici. C'era lo Strezik, che era un ottimo macchinista del liceo, c'era il Camerlingo, che era un ottimo, altrettanto ottimo macchinista dell'Accademia di Agricoltura di Verona, orologiai come il Bianchi, il Pozzi, lo Zamboni, un ottimo meccanico come la Vesani. Vedete che bellissima macchina c'è sulla destra? Questa del 1837, ancora nel liceo di Verona. E poi Giovanni Battista Battocchi, che era un ottimo costruttore, e questa è una bellissima bobina. Quindi è in questo ambiente che si sviluppa, diciamo, la figura di Spandri. La collaborazione in particolare con Zamboni è fondamentale, centrale, e lui per, diciamo, tutta la sua vita collabora con questo personaggio, anche perché c'era questo forte senso religioso che lo legava ulteriormente. Lo Zamboni cosa faceva? Discuteva con lo Spandri su nuovi argomenti scientifici, lo informava, per esempio la galvanoplastica, richiedeva in prestito strumenti per poter fare esperienze nel suo laboratorio del liceo, e poi richiedeva la costruzione, questo è molto importante, di strumenti scientifici. Tra questi la macchina di Newman e la bobina di induzione. In effetti lo Spandri fu uno dei principali, e questo è l'aspetto forse più importante di questo personaggio, fu uno dei principali diffusori sia delle macchine magnetoelettriche, e questo è un modello del 42, ma le macchine iniziano nel 36-37, e sia anche delle bobine a induzione. Questa è una particolare sulla destra che vedete, un modello di bobina del 45 di cui ho già fatto una relazione in un altro congresso, per cui non ne parlo. Parlo invece della macchina magnetoelettrica e brevissimamente vi dico qual è stato l'apporto di Spandri su questa macchina. Beh, sapete che questa macchina fu ideata in Inghilterra da Saxton nel 33, però venne conosciuta in Italia come macchina di Newman, perché veniva venduta da John Newman, che era un filosofico, un instrument maker molto famoso di Londra. Bene, questa macchina, con questa macchina nel 1936 Bianciani sviluppa una serie di esperienze estremamente importanti che sono anche, che segnano anche Secchi, che diciamo è il suo prediletto, il suo figlio prediletto. Con queste, diciamo, esperienze lui le sviluppa attraverso questa macchina che proveniva dall'Inghilterra. L'articolo del Bianciani, che venne, diciamo, ho fatto quel passaggio. Questa pubblicazione generò un notevole interesse su questa macchina che tra il 37 e il 38 venne replicata, acquistata a Verona, a Venezia, tra le primissime in Italia. Il tomo che è il giornale arcadico, dove c'era diciamo, l'articolo del Bianciani, arriva nelle mani dello Zamboni. Lo Zamboni era estremamente curioso, legge questo articolo, vede questa macchina e dice: ma che macchina è? Subito chiede allo Spandri: perché non me la costruisci? Benissimo, lo Spandri cosa fa? Immediatamente contatta a Roma il Bianciani. Ne nasce una corrispondenza epistolare interessantissima in cui, diciamo, si cerca di costruire questa macchina a Verona attraverso una corrispondenza epistolare. Evidentemente le cose non funzionano perché è molto complicato, e allora quello che succede è che fondamentalmente si decide di acquistare la macchina costruita a Roma da costruttori, diciamo, importanti, quali i fratelli Lundberg, e di farla arrivare a Verona per il gabinetto di fisica dello Zamboni.
con questa macchina che arriva a Verona, il Pianciani è in grado finalmente di avere la macchina sott'occhio e di replicarla in due nuove versioni, una per il suo gabinetto di fisica e l'altro per il gabinetto di fisica del seminario Vescovile di Verona. Quindi negli anni 40 fondamentalmente esistevano a Verona tre tipi di macchine Newman, che era un record: due costruite dallo Spandri e uno costruito dai fratelli Lusberg. Tra l'altro è interessante perché questa macchina, diciamo, c'è una memoria proprio dello Spandri manoscritta inedita che è ancora tuttora conservata a Verona presso l'Accademia di Agricoltura. In effetti lo Spandri ha un forte collegamento con questa accademia, perché si prodiga oltre con aspetti, diciamo, amministrativi, anche su quelli scientifici. In effetti forniva capacità sperimentali al servizio dei soci per qualche studio particolare, esaminava le memorie scientifiche che venivano donate all'Accademia e poi le comunicava al corpo accademico della società, e poi svolgeva studi per l'Accademia. Ad esempio si conoscono studi sulle acque potabili delle campagne veronesi, sul magnetismo terrestre e sulla galvanoplastica. A partire dal 48, poi l'ho già accennato, ricevette l'incarico proprio di osservatore meteorologico e lo svolse all'interno della sua specola, che era una specola privata. E per ultimo partecipò a, diciamo, presentando propri strumenti scientifici ai famosi concorsi triennali delle accademie, atipiche dall'Ottocento. Le accademie, diciamo, ogni tre anni mettevano su questi concorsi dove le persone portavano, diciamo, la loro tecnologia e poi si metteva su una commissione, generalmente c'era quasi sempre lo Zamboni, che poi doveva diciamo elargire medaglie d'oro, d'argento, eccetera, in base a quello che si presentava. E lo Spandri presenta rocchette a induzioni, lavori di galvanoplastica, macchine magnetoelettriche e un moltiplicatore faradiano. Andiamo alla collezione privata. Allora, questa era posizionata in un'ampia sala del suo appartamento, e dove appunto lui creò questo ricco gabinetto di fisica, e questi strumenti in parte lui li aveva acquistati e in parte lui li costruiva, un 50-50, con ingegno e passione. Tant'è vero che il Campostrini, che era il presidente dell'Accademia nel 40, disse: non laboriosa vanità, ma approfitto degli studi. Quando inizia questa collezione? Lo sappiamo, perché da una lettera a Pianciani nel 47 lui dice: io ho iniziato la mia collezione nel 1839 con il sogno di formare una raccolta di macchine che potesse essere utili alla formazione della gioventù. Quello che voi vedete sulla sinistra è il rogito che abbiamo trovato, diciamo, tra le carte manoscritte del 47, dove lui cede tutta la sua collezione, ma la cosa interessante è che all'interno di questo rogito cosa c'è? C'è l'elenco di tutte le macchine dello Spandri, che è un elenco, diciamo, estremamente interessante, che annovera 122 macchine, ma in realtà non di più, perché poi non erano conteggiati gli annessi e gli accessori. E da qui quindi sappiamo qual è la consistenza di questa collezione. Allora, diciamo, gli strumenti più importanti erano quelli di Giovanni Battista Amici. Lui aveva già un microscopio nel 35 di Amici, aveva diversi obiettivi astronomici, sempre dell'Amici, ma montati su un nuovo telescopio, che era quello di Plossl, che era un ottimo costruttore di Vienna, ma soprattutto aveva al numero 60 del suo elenco il grande microscopio cromatico orizzontale e verticale con camera lucida, viti micrometriche e le istruzioni che generalmente l'Amici mandava scritte di suo pugno. Questo strumento, diciamo, di questo strumento sappiamo tutto, perché abbiamo trovato tutte le corrispondenze epistolari. Questa è la prima lettera in cui lo Spandri richiede l'acquisto di questo strumento, è tutto a Modena, e sulla destra vedete lo strumento, che è uno strumento notevolissimo. Perché? Perché era uno strumento double face, cioè poteva essere trasformato da catadiottrico in diottrico e viceversa. Ed era soprattutto lo strumento di punta di Amici, perché costava più di tutti. Costava 1.000 franchi. Pensate, tenete presente questo, che un docente di fisica superiore, di fisica, diciamo, al liceo, riusciva a fare questa cifra in circa 6 mesi di insegnamento. Quindi è una cifra molto alta che lui potette, diciamo, erogare grazie alla moglie, quindi la moglie che sostanzialmente lo
foraggiava per l'acquisto di strumenti. Poi c'erano tanti altri strumenti interessanti, per carità, cioè macchine, apparati elettrostatici, strumenti di volta, elettroscopi, elettrometri, banchi di ampere, motori elettrici, orologi solari, sfere armillari, strumenti meteorologici del Bellani. Bellani era uno dei migliori costruttori di strumenti meteorologici del tempo. Medaglie e apparati galvanoplastici. E poi c'erano un certo numero di strumenti molto peculiari. In particolare lui aveva il famoso elettroscopio dinamico zamboniano, pochi lo conoscono, è un galvanometro che Zamboni inventa nel 1833, che però non ebbe molta fortuna, ma molto interessante e ingegnoso. Un galvanometro a fili incrocicchiati del Marianini, in realtà la bussola di Marianini che vedete in basso, una calamita temporanea del Dal Negro, che era un oggetto molto grande, ho visto la tavola originale, e che aveva un sacco di accessori. Una macchina pneumatica, lui dice, col perfezionamento del professor Belli. Cosa significava? Significava che era il famoso rubinetto Belli, ideato nel 1827 e poi usurpato 3 anni dopo da un francese, Babinet. E poi la macchina di Callan, di cui ho fatto già una relazione, che era una macchina straordinaria, l'unica al mondo, che è quella che vedete in basso, un cannocchiale di Larsen e i famosi elettromotori perpetui dello Zamboni. In particolare c'erano diciamo, due tipi, erano quelli a colonna, due, e poi c'era un modello molto più raro, che è quello altalena, che di cui ho solo una fotografia che era presente nel liceo del scomparso, ed è molto, sì, grazie, ed è molto, molto, molto raro. E infine un orologio elettrico zamboniano, che è quello che vedete sulla destra, all'angolo, è un pendolo reale che batte esattamente il secondo, molto sofisticato, a propulsione elettrostatica, cioè attraverso un campo ausiliario, perché l'idea del campo ausiliario nasce con Zamboni. Questo strumento recentemente, che era di un privato, è stato, diciamo, riportato nell'antica sede dell'Accademia, diciamo, di Verona, che è, diciamo, uno strumento praticamente unico al mondo. Chiudo, e sono andato più veloce della luce, dicendo che nell'Accademia ci sono un sacco di altre, diciamo, memorie manoscritte molto interessanti, diciamo, ancora tutte completamente inedite. Oltre che sulla macchina di Newman, c'è anche, diciamo, sulla macchina di Galla, sul magnetismo terrestre. Cioè, ci sono ancora molte cose che devono essere ancora, diciamo, approfondite. E l'ultima cosa che volevo dirvi è che recentemente, circa un anno fa meglio ancora, grazie a un mio studente che ha fatto una tesi di laurea, è stata rinvenuta la corrispondenza completa Spandri-Pianciani a Roma, presso l'archivio storico della Pontificia Università Gregoriana. Sono 17 lettere scritte tra il 37 e il 56, che trattano diversi argomenti, oltre alla forte amicizia ovviamente tra Spandri e Zamboni. Ci sono interessanti descrizioni sugli esperimenti elettrici che poi furono pubblicati dal Pianciani nei suoi testi, alcune osservazioni inedite che nessuno conosce sulla presenza delle pile Zamboni a Verona, e soprattutto c'è informazioni sugli strumenti scientifici, in particolare c'è tutta la corrispondenza che ho detto prima sulla macchina di Newman. E questo è un documento particolarmente importante perché si capisce bene come lavoravano nella prima metà dell'Ottocento i docenti e i costruttori, si capiscono tutte le problematiche, si capisce anche diciamo, i dettagli infiniti che attraverso queste lettere cercavano di, diciamo, rimpallarsi l'un con l'altro per costruire gli oggetti. Evidentemente, naturalmente, quello è un oggetto particolarmente complicato, per cui solamente avendolo poi di fronte lui riuscì. Ma comunque è un documento estremamente importante su quello che era, diciamo, la scienza, come si sviluppava, ecco, la scienza nella prima metà dell'Ottocento e gli strumenti scientifici, l'uso che se ne faceva, perché il problema era sull'amplificazione del fenomeno. Cioè non era tanto sulla misura, questo è il punto, ma era sull'amplificazione del fenomeno. Comunque mi fermo qui, vi ringrazio. Thank you.
il rapporto tra dunque, le pile a secco di Zamboni, che lui stesso ha utilizzato per l'orologio famoso, per anche elettroscopio molto probabilmente. Sì, parlando, ecco, io volevo proprio questo, la domanda è questa: Brennenberg, il cui elettroscopio famoso è fatto con le pile di Zamboni, si è preso lui il vantaggio di questa scoperta anche delle pile a secco, oppure ha detto sono di Zamboni e io lo metto qui, oppure lo rifaccio uguale? No, ecco, vorrei sapere. Zamboni è stato l'inventore, dal punto di vista storico, indiscusso. Certo. Estremamente interessante, perché il Brennenberg è stato il primo a utilizzare le pile Zamboni credendo che funzionavano, utilizzando un campo ausiliario, che è una novità assoluta sugli strumenti scientifici. Sì, cioè certo. Un campo esterno di aiuto allo strumento. Perfetto. Questo è stato solo il grande aiuto e il grande risultato di Brennenberg, cioè di utilizzare una scoperta italiana per valorizzare il campo ausiliario di uno strumento scientifico. Dicendo che erano dei Zamboni. Però erano dei Zamboni. Grazie. Grazie. Okay, grazie Roberto.